Siamo qui con padre Alex Zanutelli, il noto prete notissimo prete comboniano che lotta contro, diciamo, tutte le ingiustizie in generale. E oggi abbiamo incontrato qui al forum che si è svolto al Teatro Mille Piani, qui a Garbatella. E in questo frangente approfittiamo per fare una breve intervista su argomenti diciamo che riteniamo fondamentali per capire la realtà presente. Aveva già parlato, noi abbiamo registrato il suo intervento al forum, è importante ricordarlo, certamente. Quindi è un'ulteriore richiesta suppletiva. Sì, e quindi ecco, facciamo una domanda molto cruda e diretta: dove va la Chiesa oggi e dove va Francesco oggi? È una bella domanda questa. Dove va Francesco mi sembra abbastanza chiaro, va dritto per la sua strada, ha promesso di lavorare per una chiesa povera, per i poveri, e sta andando giù dritto. Il problema è che sono 1000 anni che questa chiesa vive così e non è così semplice. E non si riesce. Per cui sta avendo da di dentro una resistenza fortissima, molto forte. Lo so. È la prima guerra che c'è in corso. Esatto, ma non è soltanto all'interno della Chiesa, è anche del Vaticano. È chiaro che in Vaticano vengono usate determinate forze, con le forze sono fuori. Lo sappiamo. I poteri. E beh, vogliamo che lo ce lo sappiamo bene, Alex. Noi studiamo la questione, come da te, da 30-40 anni. Deve dire lui. Però ce lo devi confermare te anche dal tuo interno, dall'interno dell'istituzione. Sì, guarda, è proprio i poteri forti, economico-finanziari, stanno usando determinati elementi dentro anche la Curia Romana per. Perfetto, è quello che abbiamo sempre. Ci basta questa risposta. E quindi ecco un po'. Io sono convinto però che davvero ha innescato un qualcosa di nuovo. Vorrei ricordare che è stato Giovanni XXIII a ricordare quando ha convocato il concilio che voleva una chiesa povera e dei poveri. Certo. Due cose. Dei poveri si è cominciato a parlarne un po' di più. Parlarne poi, certo. Ma della Chiesa non povera, se n'è più parlato, scomparsa. Si è parlato di altra roba. Esatto. Ed ecco allora ritornare. È chiaro però che non è facile adesso, questo bisogna metterlo sul piatto, anche perché io mi rendo conto di una cosa, è stata una sofferenza enorme per me in questi anni, vedere come la Chiesa è stata durissima su certe cose, prendo il sesso, il matrimonio, e invece sui soldi. Eppure, non una parola. Eppure Gesù sul sesto comandamento del matrimonio ha solo 3 detti, mentre sui soldi ne ha non finire. L'episodio del Tempio. Esatto. I mercanti d'allora erano i mercanti del Medioevo e i mercanti d'adesso. Ma certamente. Sono un tipo particolare di mercanti. Ma anche quel detto, oddio mammona, cioè bisogna scegliere, certo, uno o l'altro. Lui è stato davvero di una chiarezza a questo livello incredibile. Ecco perché allora è importante capire che noi come Chiesa purtroppo questo non l'abbiamo praticato. Direi che il più noto moralista cattolico del dopoguerra si chiama Enrico Chiavacci. Lui riassumeva l'insegnamento di Gesù con 2 comandamenti, non per frati e monache, per ogni fedele che vuol seguire Gesù. Primo comandamento, cerca di non arricchirti. Secondo comandamento, se hai per condividere. E questa è la logica evangelica. Abbiamo e questa è la fratellanza che dovrebbe avere. E quindi capisci un po' come deve, è tutto un cambiamento, direi, culturale che deve venire anche all'interno della Chiesa. Partendo dal Vangelo. Non solo dalla dentro la Chiesa, anche fuori della Chiesa. Ecco, ma noi la Chiesa non può imporre nulla agli altri, non può imporre ai governi. No, però deve essere una presa di responsabilità, di assunzione. Deve dare l'esempio. Di responsabilità da parte di ciascuno. Che trasborda sugli altri nel momento in cui uno non lo fa. Se invece uno pretende di avere un magistero che poi all'interno è esattamente il contrario, è ovvio che le persone non credono più nemmeno al magistero. Comunità che devono vivere in maniera alternativa. Purtroppo le comunità cristiane oggi in Europa sono diventate essenzialmente parte di O Sistema. Io lo chiamo O Sistema a Napoli, O Sistema la Camorra, ma è certamente O Sistema per me. Per cui ecco il vero salto che deve essere fatto. Non sarà facile e auguro grande forza. Un po' di vita a Papa Francesco e tanta forza per tenere tutto. Ti ringrazio. Grazie Alex, è stata veramente una bellissima intervista. Qui c'è